il Master MID Interior Design, un Master del Politecnico di Milano, gestito da Polydesign in collaborazione con la SPD Scuola Politecnica di Design e con il patrocinio di Federlegno Arredo. Un prodotto formativo specialistico che si è consolidato negli anni implementando la propria qualità sia in termini di approccio didattico che di contenuti e tematiche. Questo permette di osservare il mondo dell'interior design cogliendo i suoi grandi cambiamenti nel metodo progettuale e nelle tendenze di consumo. La sfida, in oltre 15 anni di attività, è sempre stata rivolta a formare professionisti del progetto di interni in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Un lavoro importante che abbiamo svolto con grande impegno a partire dalla prima edizione del 2004, con i 450 studenti di oltre 34 nazionalità che in questi primi 15 anni hanno scelto questo percorso formativo. Collaboro da quasi 20 anni con SPD, Scuola Politecnica di Design, e dalla prima edizione del Master Interior Design perfezionato con il Politecnico. Devo dire che ho conosciuto tanti professionisti, il corpo docente è composto da persone che sanno insegnare ma che soprattutto lavorano, che realizzano tanti progetti. Ho conosciuto dei ragazzi che, anche grazie allo stage, si sono poi inseriti in importanti studi di progettazione milanesi e non solo, e sorrido quando spesso li trovo negli studi a ricoprire ruoli importanti. Questo significa che il percorso formativo, ma anche l'inserimento nel mondo del lavoro, si è perfezionato nel migliore dei modi. Anzi, devo dire che sto lavorando con alcuni di questi ex studenti della Scuola Politecnica e questo mi fa davvero molto piacere. Non si può tralasciare poi il fatto di stare a Milano, di essere in un contesto che vede il Salone del Mobile, OMI e tante altre manifestazioni, parlare di progetto, amplificarne la reale portata nel mondo quotidiano, e il fatto di partecipare a questo percorso formativo non può che essere utile a tutti, a volte devo dire anche per chi insegna. Il MID, Master in Interior Design, è un master molto concreto. La sua forza, in qualità di coordinatrice scientifica, credo che sia proprio la struttura del suo calendario, perché il percorso formativo si svolge all'interno di 5 workshop tematici che sono domesticità, uffici, allestimento, ambienti di ospitalità e retail. In questi 5 workshop gli studenti incontrano dei professionisti diversi di realtà di fama internazionale e molto spesso capita che lavorino su dei progetti concreti e quindi entrino anche in contatto con il cliente finale del progetto. Il workshop che affronta il tema della domesticità è il primo dei 5 previsti e si pone come cerniera tra il mondo accademico e il mondo della professione. Il workshop offre una visione molto chiara sui cambiamenti dello spazio e rapporta i modi dell'abitare contemporaneo. Gli spazi del lavoro sono sempre più in evoluzione, con la domesticità che sempre più prepotentemente entra all'interno del mondo dell'ufficio, uno spazio sempre più multidisciplinare. Ai nostri studenti cerchiamo di trasmettere la nostra esperienza pluriennale e internazionale con più di 7 milioni di metri quadri progettati. Il nostro modulo è organizzato come un'esperienza professionale reale, con un cliente, dei costi, dei tempi e dei vincoli che abituiamo gli studenti a rispettare. Gli studenti escono dal nostro modulo preparati per affrontare la vita professionale, in grado di raccontare ed elaborare un progetto dalle prime fasi di concept fino alla presentazione finale al cliente. Giulio Carlo Ardian diceva che quasi tutto è interior design. Allora io sono veramente convinto che exhibit design sia davvero un po' tutto, perché noi raccontiamo l'identità delle nostre cose, l'identità delle nostre case, l'identità dei nostri negozi. Oggi, ai giorni nostri, c'è una grandissima sovrapposizione nel mondo del progetto degli interni tra culturale e commerciale. I musei stanno cercando sempre di più di diventare spazi commerciali e i negozi diventano sempre più spazi dedicati alle esperienze culturali. Quindi c'è questa sovrapposizione di mostrare, di raccontare, e credo che sia fondamentale maneggiare questa materia che coinvolge tantissime esperienze diverse su tanti livelli di progettazione, dalla grafica al video, alla capacità di disegnare gli spazi e gli interni. Gli studenti, dopo il workshop in allestimento, si portano a casa, secondo me, una visione generale del progetto di narrazione, che può essere, può invadere diversi ambiti, da quello commerciale a quello culturale. Aver maneggiato la tematica dell'exhibit, che tocca diversi aspetti, quello culturale, quello commerciale, quello anche urbano, le città si raccontano,
è interessante per loro per poter capire che nell'ambito progettuale di questa tematica ci sono tantissime competenze che vanno dalla grafica, che vanno dal design ambientale, al sound design, a tantissimi ambiti, e tutte queste esperienze che hanno maneggiato nel workshop possono essere utilizzate singolarmente o in dettaglio per diversi progetti che possono toccare o diverse opportunità che possono avere. Io credo che gli alberghi del futuro debbano essere delle reali, vere e proprie opere d'arte. È questo che insegniamo ai giovani e meno giovani che partecipano a questi master, a questi moduli. E come? Lavorando su creatività, pragmatismo, connettendo le menti di questi allievi al mondo della realtà. Noi immaginiamo di costruire un palinsesto che permetta ai ragazzi di lavorare su storie reali, quindi li porteremo a fare visite in cantieri, l'applicazione che loro faranno progettuale sarà legata a una storia di concretezza e lavoreranno anche sui costi, quindi la simulazione di una storia progettuale completa. Non lavoreranno solo sulla creatività, ma a 360 gradi su questo film che si chiama Progetto e realizzazione del progetto. La progettazione degli spazi di retail è un tema decisamente contemporaneo, ricco di novità, soprattutto se guardiamo gli ultimi 10 anni, l'ultimo decennio. Si sviluppa su due temi principali: il tema quello bidimensionale della facciata, quindi con un rapporto diretto con la città, e con invece la parte di marketing del brand, e invece il secondo è quello del piano dimensionale della pianta, dello space planning, dove sia l'attività di gestione si manifesta anche quella di esposizione del prodotto. All'interno del workshop invitiamo dei brand selezionati all'interno del Made in Italy, che vanno dalla gioielleria al fashion design. Con loro seguiamo la classe sin dall'inizio, per cui con una prima gestione di un briefing, vero e proprio briefing di progetto, poi alcune revisioni intermedie, e poi il cliente viene invitato alla fine del workshop per dare un giudizio sul progetto. Gli studenti che partecipano al master lo fanno avendo già un bagaglio di capacità relative proprio alla progettazione dell'interior design. Con l'attività in classe completano, soprattutto grazie alla presenza del cliente, questo tipo di esperienza. In più, all'interno del corso seleziono degli studenti per poter poi completare il percorso all'interno dello studio con un'attività di stage di 3 mesi.